Ciao Crizzetti e ciao Crizzete, io mi vedo gialla come un Simpson perché ho praticamente la lampada della scrivania accesa, sono in salotto accanto a Nilsson. Spero che poi il risultato finale non sarà appunto questo colore Homer, ma qualcosa di più vicino a una tonalità di pelle naturale. Questo è un video aggiornamento sui libri che sto leggendo in questo momento. Iniziamo da quello che ho appena finito proprio stasera, che è Stardust di Neil Gaiman. Sono pochi i romanzi di Gaiman che mi mancavano e questo era uno di loro, ma ve ne parlerò naturalmente in un video dedicato, penso già domani, se riesco a registrare a ruota di questa una recensione di Stardust. Comunque figata. Sia lui che tutti i libri che vi nomino li trovate naturalmente giù nell'info box. Sto cominciando dai libri di carta, perché ci sono anche quelli sul Kindle ovviamente. Quindi lui finito. Poi ho cominciato questo, Il teorema del pappagallo, che è un libro piuttosto noto, è un romanzo piuttosto noto che avevo già sentito ma che non avevo letto e che mi ha prestato un mio collega, ma me l'ha prestato simpaticamente in onore di Nilsson, semplicemente immagino, ma lo sto leggendo, vi farò sapere poi cosa ne penso quando l'ho finito. E poi, ora vi mostro un libro fasciato, se conoscete un po' le abitudini che vi ho raccontato qualche volta, intuirete che questo libro fasciato arriva da mia madre, che è il membro della mia famiglia che fascia i libri. Tra l'altro, fasciare questo libro in particolare è un crimine, perché ha una copertina bellissima. Ora levo lo sfasciamento, vi faccio vedere e vi racconto la storia del passamano di questo libro. È pure carta da regalo, che ti scoccia levarla. Boh. La mettiamo da parte e ci incartiamo il prossimo regalo di Natale della mamma. Così la rivede. Il libro è Honky Tonk Samurai di Joe Lansdale. E dicevo, ha una copertina bellissima perché la copertina è stata illustrata da Zero Calcare, a cui avevo dedicato tra l'altro a suo tempo un video che vi lascio qui nella scheda info, quando avevo letto i suoi romanzi e fumetti. Questo libro non è stato acquistato da mia mamma, è stato acquistato da mio fratello, che come me è un grandissimo appassionato di Joe Lansdale, anzi è stato proprio lui a farmelo conoscere quando ero adolescente. E a differenza mia lui è un tipo molto metodico, nel senso che quando segue un autore con questa passione, con questo accanimento, ci tiene ad avere tutti i libri ordinati, anche quelli che al momento magari non sta riuscendo a leggere. Io, essendo molto più incasinata, compro libri anche degli autori che amo quando mi capita, cioè vado in libreria, è uscito un nuovo libro di, e me lo compro, perché sono proprio più confusionaria come impostazione. Lui invece è un ragazzo molto preciso, quindi ci tiene. Infatti questo libro lo dovrò leggere senza piegare la costina, e quindi è sempre il primo della famiglia a battere tutti sul tempo e a comprare i libri di Joe, che poi ci passa. Quindi i libri di Joe e Lansdale in genere fanno il giro, mio fratello, mia mamma e me. E poi ritornano, giuro Davide, in condizioni perfette, come sono stati prestati a chi li ha acquistati. Altrimenti l'alternativa è che la copia viene sostituita all'ultimo minuto con una nuova, io mi tengo quella che ho squalcito. In genere può andare anche così. Honky Tonk Samurai è l'ultimo romanzo finora uscito della saga di Up e Leonard di Joe Lansdale. Una saga dedicata a due detective, due investigatori assortiti in modo stranissimo, ma che sono una coppia stupenda. E tra l'altro volevo segnalarvi il fatto che negli Stati Uniti sta uscendo in questo momento la serie televisiva tratta da Up e Leonard, che non so se vedrà in futuro la luce in Italia, ma io appena sarà finita, perché io le serie me le sparo tutte di fila, non mi piace aspettare gli episodi, io in qualche modo mi procurerò sicuramente da vedere, perché mi interessa tantissimo vederla. Adoro Joe e sono contentissima che abbia avuto un riscontro positivo anche negli Stati Uniti, al punto da dedicare una serie a questa saga, perché lui è un autore molto noto, comunque un autore di genere pulp molto noto, ma che forse paradossalmente, per quanto sia strano, non dico che abbia più successo
per dire in Italia rispetto agli Stati Uniti, perché è comunque un autore di grande successo anche negli Stati Uniti, insegna scrittura creativa in un'università del Texas, non ricordo qua, insomma è un nome importante anche negli Stati Uniti, però tutto l'eco tra gli appassionati di genere che ha in Italia, tutto il successo e tutto... anche proprio l'identificarlo come un fenomeno di culto, io ho la sensazione che sia quasi più italiano. Ho questa sensazione anche perché praticamente tutti i suoi romanzi si prestano ad avere trasposizioni cinematografiche meravigliose, sembrano pronti per essere trasformati in sceneggiature e per girare su quella base dei film incantevoli, ma è successo una sola volta con un suo romanzo breve che io adoro, tra l'altro forse è il mio preferito, che è Bubbo Tep, che venisse girata una trasposizione cinematografica di Don Coscarelli. Questo mi pare molto, molto strano, appunto, perché sarebbero perfetti e tra l'altro glielo augurerei anche proprio economicamente, perché per quanto un autore di successo abbia delle entrate sicuramente molto ragguardevoli, il giro di soldi che c'è nelle produzioni cinematografiche è diverso. Quindi, visto che io veramente voglio un bene enorme a Joel Einstein e gli auguro ogni ricchezza materiale e spirituale, insomma, mi farebbe anche proprio tanto piacere per lui se ottenesse dei riscontri positivi anche in questo senso, cosa che in effetti appunto sta finalmente accadendo con la serie TV di Happy Leonard, che ha una discreta produzione, mi sembra di aver capito, per cui sono felice che stia avendo questo successo e abbia raggiunto questo risultato, che sicuramente è importante anche per diffondere i libri e farli conoscere, visto che i suoi libri sono meravigliosi. Vi farò sicuramente sapere com'è Honky Tonk Samurai, ve lo lascio giù nell'info box, e vi lascio anche, se non avete mai letto Joel Einsdale, Una stagione selvaggia, che è il primo romanzo della saga di Happy Leonard, quindi cominciate a recuperarli in vista anche dell'uscita della serie TV, che spero che arrivi anche qui da noi e abbia un successo enorme, perché se lo merita tutto. Joel, la serie non lo so ancora. Poi, venendo a quello che sto leggendo in digitale, sì, questa non è la copertina, è la custodia del Kindle che vi ho fatto vedere nel video di venerdì, quella con l'elefantino. Vediamo che cosa ho di aperto in lettura. Allora, ho naturalmente ancora i 100 racconti di Ray Bradbury. Sono avanzata al 32%, che cos'ero, al 20% l'ultima volta che ne abbiamo parlato? No, al 17%, tipo una cosa così. E tra l'altro ho avuto veramente un trauma, perché quando ero bambina, poteva essere ultimi anni elementari oppure prima o seconda media, nella mia antologia scolastica, ovviamente sapete ci sono una marea di brani, racconti brevi eccetera, ve ne fanno leggere un po', ma te bambino non è che ti memorizzi l'autore se non lo conosci. Io a quell'epoca non conoscevo Bradbury e avevo letto un racconto che poi ho ritrovato nei 100 racconti, quindi ho scoperto essere suo, ma che mi aveva fatto un'impressione incredibile, mi aveva dato gli incubi proprio da bambina. E ritrovarlo appunto nella raccolta dei 100 racconti è stato proprio un ricongiungimento del cerchio. Ok, tu se tieni, mi terrorizzava anche quando ero bambina e anche quando non sapevo chi fosse. Il racconto a cui mi riferisco è il Veldt, parola difficilissima, magari si pronuncia semplicemente Welt, io non ne ho idea, e parla di due bambini che improvvisamente decidono di ammazzare i genitori in un modo veramente molto cruento. Ve lo consiglio, interessante. Vabbè, momento a Marcord. Poi, che cosa c'è qui in lettura? Allora, c'è Palazzo del Mutante, che è finito, che ve ne ho parlato l'altra volta. Poi ci sono praticamente solo, a parte due cosine, racconti di Tim romanzi di Tim Powers, cioè dell'autore del Palazzo del Mutante. Gli altri romanzi che ho suoi da leggere, uno è all'1%, uno al 5%, cioè sono proprio appena iniziati, ma li sto leggendo, sono L'ultima chiamata, Il re pescatore e Le porte di Anubis.
Qualcuno di voi mi ha segnalato che il link che avevo messo l'altro giorno per il Palazzo del Mutante, il link per acquistarlo su Amazon era, non sbagliato, ma non rimandava a niente, perché evidentemente vi avevo messo il link a un'edizione cartacea che, come avevo accennato nel video, era esaurita. Probabilmente quando io ho cercato il link c'era ancora metti una copia ed è stata venduta, e nel corso di quella sera magari proprio a qualcuno di voi fortunato che se l'è accaparrata, e quindi gli altri che sono andati dopo non l'hanno più trovato. Quindi ora faccio una cosa, vado a cercarmi bene che cosa c'è. Le grida strazianti di Nilsson, non fateci caso, ogni tanto si illumina. Vado a cercarmi bene, dicevo, che cosa c'è, e vi lascio almeno un link di almeno un libro, spero di trovare funzionante e acquistabile, possibilmente anche in edizione Kindle se lo trovo. Fatemi sapere che cosa state leggendo voi nei commenti qui sotto, ignorate il signorino che attira la mia attenzione, e noi ci vediamo domani con un altro video in cui penso che parleremo di Stardust. Ciao!